La scorsa volta abbiamo evocato Blue di Rainbow Friends e tutti i suoi amici nell'app Talking Tom. Questa volta siamo qua per evocare Stumble Guys su Talking Tom, amici. E perché siamo qua per fare questo? Scopritelo guardando l'inizio del video. Salve, sono Game Time e benvenuti su Talking Ben. Oggi siamo qua perché voglio parlare con lui e farci sfidare su Stumble Guys. Ciao Talking Ben, ci sfiderai su Stumble Guys? No. Ma come no? Dai Talking Ben, perché no? Sei arrabbiato con noi. Ragazzi, ti visto è passato a Ghiwaghi. Tornate indietro con il video per vederlo. Non sono arrabbiato con voi. Voglio soltanto che facciate delle cose per me. Che tipo di cose, Talking Ben? Voglio per esempio che tu evochi Stumble Guys su Talking Tom, amici. Ma è pazzo questo, ragazzi. L'avete sentito? Togli sto giornale. Che scatole. Ma dopo tutto quello che è successo l'altra volta, tu vuoi evocare altra gente? Ragazzi, se siete d'accordo con Talking Ben, scrivete hashtag Talking Ben nei commenti. Se siete d'accordo con me, scrivete hashtag Game Time nei commenti. Vediamo chi arriva più hashtag. Sì, perché loro mi hanno disobbedito ed è ora che paghino delle conseguenze delle loro azioni. Di che cosa stai parlando, Talking Ben? Ma che... No, non ti azzardare. Ben, fallo andare via. Ben, lo vedete? Ben, fallo andare via. Ti sei spaventato, vero? E questo è solo l'inizio. Se non mi ubbidirai, accadrà altro. No, io ho deciso di non ubbidirti perché io ho letto nei commenti e tanta gente ha dato ragione a me. Già lo so, lo sento, guardate, ho la percezione dei vostri commenti. So già che tanta gente non vuole vedere i propri Talking fatti a pezzi. Quindi smetti, Talking Ben. Io non ti ubbidirò mai. E allora mi costringe a usare le maniere forti. No, Talking Ben. No, raga, per favore, Dai, Talking Ben, perché sta colando ketchup sullo schermo? Ben, fallo smettere. Ma perché devi prendere sempre il giornale? Cos'è, per pulire? A te non piace il ketchup? So che hai un amico a cui piace tanto. E sai dov'è adesso? No, non lo so dov'è, Ben, dimmelo. Se non mi ubbidirai, lo scoprirai molto presto. Adesso paga per le azioni che hai commesso. Dai, Ben, ti prego. Raga, sta sparendo. Per fortuna sta sparendo il ketchup sullo schermo. È sempre un trucco che lui usa di solito. Iscriviti, lasciami piace e commenta con hashtag Talking Ben, oppure lui ti verrà a mangiare stanotte. Ben, cosa intendi col pagare le conseguenze delle proprie azioni? Ben, raga, non mi risponde più. Perché non mi risponde più, Ben? Raga. Raga, ma che era successo? Ma non c'è più niente. Me lo sono sognato, speriamo me lo sono sognato. Cos'era quello, Ben? Questo era solo un avvertimento, adesso ubbidiscimi. Va bene, Ben, basta, niente chiacchiere, vai via. Ci conviene fare quello che dici, tra l'altro abbiamo sbloccato Talking Hank questa volta, ragazzi. Abbiamo 3 vittime questa volta, purtroppo. No, poverino, adesso pure lui è nel mezzo. Avete capito? Dobbiamo evocare... Raga, guardate dietro di loro. C'è una candela presa, siamo a 1 di 4. Quando abbiamo preso tutte e 4 le candele, potremmo dire di aver evocato niente poco di meno che Stumble Guys su Talking Tom, amici. Tu pulire, pulisci. Allora andiamo in bagno, ragazzacci, pulite, bravi a fare le pulizie mentre io intanto... No, non devi cantare, devi pulire nel mentre che io cerco le nostre candele. 2 di 4. Ma che è successo, raga? Sembra che ci sia la festa degli UFO, guardate, è cambiato tutto. Talking Ben, Talking Tom, amici, scusate. Ok ragazzi, guardate quanti UFO. Ma perché è successa questa cosa? Io non ho contato niente. Non ho comprato nulla. Non ho capito cosa è successo. Smuovendo la luna è uscita un'altra candela. Siamo a 3 di 4. Ne manca una. Dov'è? Dove sarà l'ultima? Forse in un regalo? No. Dove sarà? Nel freezer. Quanti cibi strani! No, raga, che figo però. Ma che figo. Non vedo l'ora di provarli tutti. Eccola. 4 di 4. Ok, andiamo al centro adesso. Oh, scusa, continua a spazzare. Andiamo al centro. 4 candele posizionate. Si sta evocando qualcosa, sentite? Sta tremando tutto. Ketchup sullo schermo. Si sta evocando, ragazzi. Ci stiamo finalmente riuscendo. Ok, è sparito tutto. Si è evocato Stumble Guys su Talking Tom, amici. 500 punti. Che bello. Devi andare in bagno, andiamo, vai. Anche Tom ha livellato, ragazzi. Oh mio Dio, avete visto? C'era Stumble Guys. Tu tornate indietro con il video per vederlo. È passato qua. Tom, devi aspettare, mi dispiace. Tra poco, ragazzi, andremo a fare compere, perché devo assolutamente comprare delle armi contro StumbleGuys.exe. Guardate, ragazzi, sulla lavagnetta è comparso StumbleGuys disegnato. Sembrano tutti particolari, ma sono particolari da non sottovalutare, però, perché significa che loro sono qua dentro. Tom, annaffia la piantina, vai, bravo. Oh no, no, raga, StumbleGuys.exe si sta avvicinando a Tom. Ti prego, Tom, no. Tom, se n'è andato StumbleGuys, ok. Sono solo colpi, ma che cavolo, jumpscare. Sono solo colpi che ci prendono ogni tanto, perfetto. Nessun problema, non ci facciamo intimidire noi. Vai Hank, spazza che adesso
adesso ce l'andiamo a fare compere. Come posso mettere alla prova StumbleGuys.exe? Innanzitutto mettiamo una bella chitarra qua. L'ho messa. Ah no, eccola qua. Senza nessun problema. Abbiamo altri giochi? Avremo anche il microscopio da mettere da qualche parte, tipo qua. Interessante, interessante. Ragazzi, la palla si muove da sola. Ragazzi, la palla si muove da sola, guardate. Si muove da sola la palla. Ma che ca... I fantasmi giocano con le palla. Guardate Angela che si leva allo specchio. Guarda cosa è comparsa d'Angela mentre si levava allo specchio. Guardate, è StumbleGuys.exe. Si è rotto lo specchio e Angela ci guarda in modo strano. Angela, che ti sta succedendo? Mi puzzi tu, eh? Cos'è questo? Si è aperto l'album dedicato... Oh, wow. L'album dedicato agli alieni. E a StumbleGuys. Yeah, ok. Subito la voglio aprire, dai. Andiamo. Guardate, c'è StumbleGuys.exe che ci inseguiva, avete visto? Tornate indietro con il video per vederlo. Datemi le figurine, dove sono? Le figurine? No, non me ne frega, voglio le figurine. Ma se non me ne frega, voglio... Eccole, le figurine. Vai, apriamo, 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 apriamo. StumbleGuys.exe, Angela e pianeti. Andiamo subito a ricollocarle. Ah, Hank, si è trasformato. Ma prima non era lui però, ragazzi, Siamo molto più avanti, Sarei curioso anche di dargli il cibo strano a loro. Ripariamo il bagno. Ehi, Tom, grazie dei biglietti. Andiamo a fare compere, che dici? Eccolo, anche lui ci ha livellato. Angela... No, andiamo prima a fare compere e poi vi faccio fare il bagno, dai. Forza, andiamo. Dobbiamo sconfiggere StumbleGuys.exe. Dove li porto? Formaggio, StumbleGuys.exe. Ancora, 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 ancora. Dai, apro dei bug a caso. Figurine. Apriamo i pacchetti di figurine, vediamo. Qua sembrerebbe tutto normale a parte dei palloncini che ricordano i. E poi abbiamo le nuove figurine, quelle aliene. Questa qualcosa per forza c'è. StumbleGuys.exe sott'acqua, perfetto. Andiamo a ricollocare tutte le figurine, vediamo. Abbiamo sbloccato, ragazzi, i palloncini. No, dopo lo proviamo. Vai, Tom, che guarda il microscopio. È un tappeto, scusate, non... Olè! Abbiamo sbloccato i palloncini, però. Ragazzi, c'è il temporale, non è un buon segno. Angela a fare la doccia e Tom pure. Raga, StumbleGuys.exe mi sa che si sta per arrabbiare contro tutti noi. Lui ha delle stelline da darci qua. No, non me ne frega. C'ha delle stelline da darci. Bravo, grazie. Ok, direi di portare a mangiare Hank. No, hai sonno, ma adesso mangi. Mangia. Mangia, Hank, vieni. Ti faccio provare. C'è StumbleGuys.exe dietro. Nam nam, prova questo panino. Speriamo che ti dia la forza per sconfiggere StumbleGuys.exe. C'è un effetto strano. È diventato un drago con quel panino. Abbiamo la torta, tieni. Dimmi che questa ti dà la forza. Dai, ti prego. Speriamo. Che è successo? Abbiamo anche il dolce alieno. Ti prego, dimmi che basta questo. Avete visto che figo? Oh mio Dio, è scappato. È scappato StumbleGuys.exe, che si è spaventato a causa sua e delle sue interazioni pazze. Bello. Sappiamo come spaventare StumbleGuys.exe, ma dobbiamo scoprire come sconfiggere. Sconfiggerlo. Tieni, Angela, mangia questo dolcetto. Non ti ha fatto niente. Gli erano diventati gli occhi rossi e c'è StumbleGuys nella sua faccia. Cosa significa? Ci vado a parlare subito. Angela, dobbiamo parlare noi. Dov'è il microfono? Andiamo? Parlare, Angela. Deve mangiare per forza. Tieni. Parlare? Adesso mi devi parlare, Angela. Che ti sta succedendo? Se vuoi veramente vincere questa battaglia, devi fare quello che ti dirò. Io non sono Angela, io sono StumbleGuys.exe. Ti lascerò andare solo dopo averti fatto shoppare su StumbleGuys. No, dai, ti prego, basta con tutte ste cose. Devi fare, oppure non vincerai mai questa battaglia. Perderai tutti i tuoi amici. Va bene, cosa devo fare? Dimmelo però. Se tocchi il giallo devi shoppare 3 giri. Va bene, va bene. Ragazzi, guardate, sembrava di aver visto un alieno. Tornate indietro con il video per vederlo. Angela ha bisogno di cure mediche. Ok ragazzi, come vedete sono da StumbleGuys del tablet. Infatti ho il dinosauro blu. Vi ricorda nessuno? Andiamo subito, non dobbiamo toccare il giallo, mi raccomando. Ho visto già delle mappe nuove, tra l'altro, sul tablet. Perché sul tablet c'è roba nuova e sul computer no? Ma mi state prendendo in giro? C'è una mappa nuova, sono scemo. Una mappa spaziale nuova. Non dobbiamo assolutamente toccare il giallo. Quindi qua evitiamo il... Ecco fatto, perfetto, il giallo. Dai, passa, 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 perfetto. Stiamo evitando praticamente sempre il giallo. Perfetto, stiamo andando molto bene. Ragazzi, scusate ma non ci sono tanto abituato io a giocarci dal tablet. Sono abituato al computer. Pulcino più è stato spazzato via. Dai, 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 dai. Ho toccato il giallo, mi sa. Ma teoricamente è arancione, questo non è giallo. No, raga, è arancione, dai, non ho toccato il giallo ancora. No, laser tag qui no, raga. Qua è difficilissima. Anche è difficile anche non toccare il giallo qua, perché c'è tutto nei bordi. C'è Angela che ci sta guardando, l'avete vista? Tornate indietro con il video se non l'avete vista. È lì che non aspetta altro. Lei ci brama, ci vuole far spendere tutti i nostri... Ma davvero? Ci vuole far spendere tutti i nostri gettoni Stumble? A noi ci tocca spenderli davvero. Ok, un giro su tre lo stiamo facendo adesso. Vediamo cosa troviamo. Vediamo, vediamo, vediamo. La banana stavo per trovare, dai. La banana è bellissima.
la voglio. Secondo giro, lo sto shoppando in questo momento, infatti c'è la pubblicità apposta. Vediamo cosa troviamo, vediamo cosa troviamo. Un gettone Stumble, che fortuna. Ultimo giro, vediamo, vediamo, vediamo. Skin rara, non me l'ha data doppione, ma era doppione. Ti ho battuta, Talking Angela, perché io ho shoppato, anche se non ho speso soldi veri, ho shoppato perché ho guardato le pubblicità, e le pubblicità è come shoppare. Come facevi a conoscere tutti questi trucchi segreti? Arte del maestro, Angela, e adesso dobbiamo semplicemente portarti e depossederti una volta per tutte. No, ma chi vuole spendere i soldi per questa roba? Ok, ragazzi, dobbiamo trovare tre ingredienti. Vediamo. Uno potrebbe essere l'UFO. Perfetto. Uno è qua dentro sicuramente. Vedete niente voi? Ci servono altri due ingredienti. Un fiore, perfetto. Bravo! Sei arrivato a pennello. Andiamo a mangiare, vediamo se troviamo degli ingredienti qua. Un kiwi. La pizza può essere un altro ingrediente. Andiamo. E facciamo la pozione per Talking Angela di depossessione. Tieni, Angela, adesso sarai deposseduta per sempre. Gli sono cresciuti i baffi. Raga, non è normale. Gli sono cresciuti i baffi. È Markiplier. Cosa che è successo? Adesso dobbiamo attirare tutti gli StumbleGuys.exe qua in questa vasca e farla esplodere. E abbiamo finito finalmente. Vieni anche tu, così abbiamo due vittime. Speriamo che arrivino, ragazzi. Incrociate le dita e sperate che arrivino. Avete visto? Si era affacciato uno degli StumbleGuys. Tornate dietro con il video per vedere. Si stanno avvicinando. Stanno arrivando, lo so, lo sento. Si stanno avvicinando, c'è anche il temporale. Sono dentro, fuori. Angela, fuori, ce l'ho fatta. Guardate, ragazzi, esplosione di Minecraft. C'è tutta l'esplosione di Minecraft sopra. Sono spariti, abbiamo vinto alla fine. Abbiamo battuto Talking Ben. Ragazzi, e se fossi io Talking Ben?